A seguito dell'emanazione del decreto dipartimentale numero 61 del 25 gennaio 2018, finalizzato l'individuazione di 11 scuole polo nazionali, la rete degli istituti agrari del Veneto inviava la propria candidatura per l'indirizzo Agricoltura, Sviluppo rurale, Valorizzazione dei prodotti del territorio e Gestione delle risorse forestali e montane. Si è quindi costituita la rete delle scuole aderenti al progetto. Si è insediato il Comitato Tecnico Scientifico con a capo l'Istituto di Istruzione Superiore Antonio della Lucia di Feltre, capofila e responsabile delle misure di accompagnamento alla riforma degli istituti professionali agrari. Le prime riunioni di Abano Terme del 4-5 giugno 2018 e Verona del 22 febbraio 2019 presso la sede dell'Istituto Agrario Stefani Bentegodi di Butta Pietra sono emerse le prime indicazioni organizzative delle tre declinazioni del percorso di agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane, esattamente A01, produzione e valorizzazione delle produzioni vegetali ed animali, A02, silvicoltura ed utilizzo delle aree forestali, C10, agroalimentare. I codici A01, A02 e C10 rappresentano i codici di riferimento ATECO. Inoltre, nella stessa riunione del 22 febbraio a Verona, presso lo Stefani Bentegodi, sono emerse le linee guida, le competenze ed i quadri orari di tutte e tre le declinazioni. Gli obiettivi del progetto sono individuare ed elaborare il curriculum educativo, culturale e professionale del diplomato dell'Istituto Professionale Agrario, partendo da un'attenta analisi di fabbisogni degli allievi e del mondo del lavoro e delle professioni. Individuare le strategie e le metodologie per la personalizzazione degli apprendimenti ed il recupero delle situazioni di svantaggio. Infine, far partecipare tutta la comunità educante degli istituti professionali agrari al progetto di riforma. Altri obiettivi, altrettanto importanti, sono quelli di contrastare il progressivo calo delle iscrizioni, riducendo nel contempo la dispersione scolastica, assicurare all'istruzione professionale un'identità più precisa rispetto sia agli istituti tecnici e soprattutto all'istruzione e formazione professionale regionale, superando la concorrenza tra i due sistemi formativi professionalizzanti. Infine, corrispondere meglio alla nuova domanda economica, sociale e culturale proveniente dai giovani, dal territorio e dal mondo del lavoro, con particolare riferimento al sistema duale di formazione scuola-lavoro. Dal 2018 ad oggi si sono susseguite numerose conferenze, convegni ed incontri tecnici di uno o più giorni, rivolti a docenti e dirigenti scolastici, sia in presenza che a distanza, a causa delle misure del contenimento del Covid-19. L'ultimo incontro, in presenza, dal 28 settembre al 1 ottobre, si è da poco concluso a Chianciano, dove hanno partecipato una sessantina di docenti provenienti da tutta la penisola, isole comprese. Nei 6 incontri in presenza di Abano Terme, Verona, Roma, Rimini, Napoli e Chianciano hanno finora partecipato circa 345 partecipanti, fra docenti e dirigenti scolastici, mentre a distanza, con il sistema delle videoconferenze, i partecipanti sono stati circa 450 nei 6 incontri a distanza. Tutti i gruppi di lavoro sono stati coordinati dallo staff della rete delle scuole agrarie del Veneto, in collaborazione con Renisa, allo scopo di sviluppare tutte le attività utili per lo sviluppo della programmazione didattica ed organizzativa dei percorsi professionali. Ed esattamente, esempi di declinazione dei percorsi, esempi di unità di apprendimento, esempi di alternanza scuola-lavoro ed apprendistato,
strumenti di valutazione, strumenti per la personalizzazione, strumenti per l'organizzazione, infine i quadri orari. Tutti i materiali elaborati nei percorsi di aggiornamento rivolti a docenti e dirigenti scolastici in questi 3 anni sono stati caricati sulla piattaforma Indire nella primavera scorsa, ma continua l'aggiornamento con l'inserimento di nuovi materiali, frutti delle elaborazioni continue all'interno delle scuole, nel portale della piattaforma degli istituti professionali agrari, portale pubblico dal quale si accede entrando nel sito della rete delle scuole agrarie del Triveneto. Dal 2018 ad oggi hanno dato il loro importante contributo i consulenti, nonché membri effettivi del Comitato Tecnico Scientifico, dottor Ettore Acerra, dottor Arduino Salatin e il dottor Francesco Orlando. Questi, insieme al presidente della rete degli istituti agrari del Veneto, dottor Ezio Busetto, al direttore della stessa rete, professor Franco Pivotti, e alla dirigente scolastica Antonella Alban dell'Istituto di Istruzione Superiore Domenico Sartor di Castelfranco Veneto, hanno rappresentato il filo conduttore e gli elementi portanti dell'attività di aggiornamento professionale delle misure di accompagnamento alla riforma. Ai lavori ha partecipato anche la dottoressa Patrizia Marini, presidente di RENISA, Rete Nazionale degli Istituti Agrari. Il Ministero ha seguito le varie fasi dei lavori con la partecipazione del dottor Proietti e della dottoressa Rosalba Bonanni. Nell'istruzione professionale agraria sarà possibile progettare percorsi personalizzati adatti alle specifiche caratteristiche ed esigenze di ciascuno. Saranno facilitati passaggi fra percorsi formativi sia in uscita che in entrata, in seguito ad attività di orientamento. Sarà garantito un supporto sistematico alle scelte valutative ed orientative nel biennio, dei percorsi personalizzati e del collegamento con il mondo del lavoro attraverso il progetto formativo individuale e il curriculum dello studente. Nell'istruzione professionale agraria troverai un lavoro qualificato, perché la formazione è sempre più collegata al contesto lavorativo del settore agrario, delle foreste e dell'agroalimentare, grazie all'approccio didattico induttivo e per problemi, e alla possibilità di realizzare percorsi di PCTO rinforzato e di apprendistato, definito duale, all'italiana. L'istruzione professionale agraria sarà sempre più vicina al territorio e al sistema socio-economico di riferimento, sfruttando le opportunità fornite dalla flessibilità e dall'autonomia nella gestione dei curriculi, nella declinazione, dei quadri orari e nella scelta delle unità di apprendimento da realizzare. L'istruzione professionale agraria valorizzerà le competenze acquisite sia nel contesto formale che non formale e nei contesti valutativi tradizionali, ingresso in classi intermedie, accesso agli esami di Stato, valutazione scolastica di fine anno. Il sistema valutativo, basato su una valutazione e la certificazione delle competenze, favorirà il collegamento e la transizione degli studenti verso il mondo del lavoro. L'istruzione professionale agraria garantirà una sempre maggiore integrazione con gli altri percorsi formativi del primario allargato, istruzione tecnica, istruzione e formazione professionale, ITS ed IFTS.